Benvenuti al mio primo video di Come fanno le cose. In questo episodio, l'olio. Siccome ho alloggiato in un antico frantoio a Sambuca di Sicilia, vi mostro come fanno l'olio. Vengono raccolte le olive dagli alberi, quelle che gentilmente il vento non ha distrutto, e vengono messe in questa macchina che separa le olive qui dalle foglie schifose che non servono a niente. Le foglie schifose si buttano in questo camion che le porta al cimitero delle foglie. Le olive entrano da questo buco nel muro e saltano non so bene per quale motivo. Cadono in questo imbuto e vengono schiacciate dentro a questa macchina spiaccicatrice. Il patè di olive arriva in queste macchine che hanno tipo dei fusilli rotanti, dove con l'aiuto dell'acqua viene estratto il cosiddetto olio. Tutta la poltiglia passa per questi tubi, permesso spazio permesso, e arriva a questa macchina che, come Mosè, divide il liquido dal patè solido, che si chiama sansa. Qui odiano la sansa e la danno a qualche scienziato pazzo in grado di produrre addirittura, tenetevi forte, l'olio di sansa. Sansa la sansa, il liquido passa infine in quest'ultima macchina che, come Mosè, separa l'acqua dall'olio e, puff, ecco l'olio d'oliva zampillare fuori dal tubo. L'olio appena fatto non si può assaggiare da solo, bisogna per forza metterlo in un panino con i pomodori, l'origano e l'acciuga. Avete visto come fanno le cose? Questo era un po' improvvisato, ma se avete anche voi il fetish come me di vedere come fanno le cose, fatemelo sapere che ne faccio altri molto volentieri.